Gunther Euringer, vi dice niente? Dai, sforzatevi. Beh, ragazzi, sarà un po' cambiato, c'ha qualche ruga in più e i riccioli intorno a tutto il volto, ma insomma, se lo guardate bene, il volto è sempre quello. Stiamo parlando del volto che stava sulla confezione di una nota marca di cioccolata. Finalmente è stato trovato infatti il bambino della Kinder, il volto che è rimasto sulle confezioni proprio dei cioccolatini della Kinder, del Kinder Maxi per intendersi, per almeno 37 anni. Chi non ne ha fatto uno scorpacciato quando era piccolo, comunque sia chi non l'ha vista questa foto e questo volto, da 8 anni ormai è stato sostituito, ma pare che per il pensionato d'oro non è un problema. Gunther adesso ha 50 anni, fa il cameraman di professione e gestisce uno studio a Monaco di Baviera. Ha una famiglia che ama moltissimo e dopo aver rivelato al mondo intero la sua vera identità, come se fosse un supereroe, ha deciso di scrivere un'autobiografia. Il titolo del libro? Beh, non poteva essere altrimenti. Das Kind der Schokolade. Intervistato da un blog italiano, Herr Euringer ha detto: sono stato per 30 anni la faccia sul cioccolato Kinder, per questo mi sento molto onorato, anche perché ho avuto molti commenti benevoli che mi hanno rassicurato che in Italia rivolevano la mia faccia da bambino sulla tavoletta Kinder. Questo mi onora veramente tanto. E poi ha specificato il cameraman: ho scritto il mio libro per conservare una storia per me e la mia famiglia, una storia che valeva la pena di raccontare. Beh, e chissà che la Kinder, invece di andare a cercare ogni anno un volto nuovo per la sua campagna, non decida invece di riutilizzare, diciamo così, il volto di Gunther, magari in versione attempata. Ah.